a cui invito i nostri ospiti. Io darei senz'altro la parola, direi seguendo l'ordine del tavolo, 10 minuti a testa di intervento per buttare lì un po' di argomenti, poi c'è spazio per le domande, gli interventi che volete fare da questa platea e anche penso che saremo in grado di ricevere interventi, domande attraverso il collegamento internet con chi ci sta seguendo, sulla diretta web. Per cui do subito la parola a Ivan Scalfarotto. Che resterebbe seduto se non è un problema. Ma io devo, innanzitutto sono molto naturalmente contento di essere qui anche perché la mia avventura politica è cominciata esattamente in questa città 2 anni fa, nel 2005, grazie a Davide Guadagni e altre persone che sono qui oggi insieme a noi. Per cui, come dire, dal punto di vista politico una forma di affezione particolare per Pisa c'è. E devo dire che poi in una situazione come questa, diciamo, io sono qui un po' con una doppia veste, perché da un lato sono appunto uno di questi cervelli in fuga, cosiddetti, insomma, sostanzialmente sono un emigrante, e dall'altro sono comunque una persona che ha fatto politica, che l'ha fatta con passione, con convinzione, credo in realtà di continuare a farla, quotidianamente. E il motivo per cui, quando sono stato invitato, il motivo per cui ho accettato con grande entusiasmo è stato non tanto per venire, come dire, qui a condividere la mia esperienza personale, quanto magari per fare delle riflessioni, per me che sono un italiano all'estero, ma sono anche un politico, di che cosa voglia dire per un paese, come dire, decidere in qualche modo deliberatamente di rinunciare a una grande parte del proprio capitale umano, perché noi questi siamo. Alla fine qui intorno a questo tavolo ci sono persone sulla cui, virgolette, normalità mi sento assolutamente di garantire. Qui non credo che ci siano necessariamente delle particolari o speciali eccellenze. Siamo persone che però in qualche modo hanno accettato la sfida di andare fuori nella consapevolezza che in Italia mancassero delle opportunità. Opportunità di vario genere, secondo me. Innanzitutto perché, come dicevamo prima di cominciare la nostra riunione, in Italia mancano strutture di eccellenza. Per cui se vuoi andare a fare un lavoro importante in una struttura importante, in molti casi devi andare a cercarti questa struttura da un'altra parte. Però anche quando poi, come dire, constati questa cosa, in realtà un po' il sospetto che ci si trovi davanti a una situazione uovo-gallina viene fuori. Perché se è vero che noi non abbiamo strutture di eccellenza e quindi i nostri talenti spesso vanno via, forse questo non è l'effetto, ma è la causa. E cioè, se non tratteniamo i talenti, quando mai riusciremo a creare delle strutture di eccellenza? Per cui di fatto vai via per questo, ma non vai via soltanto per questo, cioè, la mancanza di opportunità non si concreta soltanto nell'assenza di strutture, quindi di aziende o di università, di eccellenza in questo paese, e che io credo ci sono anche degli ulteriori grossi problemi. Uno è il fatto che noi in Italia abbiamo un grande problema relativo al merito, e cioè l'Italia è un paese, di fatto dove il nepotismo non è mai stato sconfitto. Il nepotismo è anche una certa, come dire, una certa inclinazione al corporativismo. Questo è un paese dove di fatto la gran parte dei medici sono figli di medici, la gran parte degli avvocati sono figli di avvocati, la gran parte dei giornalisti sono figli di giornalisti. Io scherzando durante le primarie dicevo anche per presentare Quark devi essere il figlio del presentatore di Quark. Che è un po', come dire, la verità del paese, no? L'Italia è il paese dove, un po' come nel Medioevo, no? I maniscalchi si chiamavano maniscalchi e non so, i lanai si chiamavano lanai. Ed è un po' la stessa cosa, in tutti i settori, no? Dal lato trovi, non so, anche la campionessa di tuffi è la figlia del Cagnotto, è la figlia di Cagnotto che faceva i tuffi a sua volta, dell'allenatore della nazionale di tuffi. E quindi è un po' come se noi ci trasmettessimo i lavori di padre in figlio. Allora succede che tu magari non appartieni a nessuna corporazione perché non sei figlio di nessuno e quindi papà, come dire, non ti ha preparato lo studio notarile o piuttosto che lo studio di commercialista e quindi se hai un po', come dire, di voglia di fare, vai in un posto dove, oibò, ti assumono perché sei bravo, perché credono che tu possa essere migliore degli altri candidati, che è una cosa che ancora qui non abbiamo né nel privato, non abbiamo nel pubblico.
Devo dire che c'è un altro problema sul quale io batto moltissimo. Prima si diceva, no, questi sono giovani. Allora, io ho quasi 42 anni, un numero di capelli bianchi non superiore, devo dire, ai peli bianchi della barba del mio vicino, e alla fine in Italia davvero ti dicono che sei giovane. Cioè, anche oggi la mamma di Paolo mi ha detto se lei è giovane. In realtà questa è una cosa che noi dobbiamo cominciare a smentire. Allora, a 40 anni si comincia a diventare presbiti, no? Che dal greco viene, questa è la radice della vecchiaia. Cioè, a 40 anni tu puoi avere 7 bambini, puoi fare il presidente del consiglio in un paese di medie dimensioni, anche di grandi dimensioni. Cioè, questo è il paese nel quale Walter Veltroni diventa capo del Partito Democratico alla stessa età in cui Tony Blair nello stesso giorno va via da primo ministro e va in pensione. Siamo l'unico paese d'Europa ad avere un presidente del Consiglio nato negli anni 30 insieme alla Lituania, con la differenza che due candidati erano nati negli anni 30, quindi chiunque avessimo scelto alla fine sarebbe stato uno degli anni 30. E questo, io credo, crei ancora un problema, perché c'è... Questo vale per la politica, vale per le professioni e vale anche, diciamo, un po' per tutto il paese. Questa sensazione che alla fine, come dire, quando ti dicono che sei giovane non è che lo fanno per farti un complimento. Il messaggio sottinteso è: a ragazzi, lasciami lavorare. Cioè, è inutile. Io quando ho fatto le primarie ero di 10 anni il candidato più giovane di Pecoraro, che è un giovane della politica italiana, così come giovane Giovanna Melandri, Enrico Letta. Sono i giovani da sempre. Allora, io credo, e con questo concludo perché poi penso che siamo in 6-10 minuti a testa, diventa un'ora, quindi in realtà tutto questo, al di là della nota biografica che riguarda ciascuno di noi, che è una nota biografica, credetemi, abbastanza amara, perché è vero che tu un lavoro ce l'hai, però è vero anche che un po' segui la tua vita professionale, che quindi se delle opportunità si aprono, quelle opportunità le segui, ma non è una cosa semplice, nel senso che poi sradicarsi dalla propria realtà, per quanto sia interessante, per quanto possa arricchire, per quanto tu ti renda conto che è una cosa che ti porta del valore, è anche una cosa difficile, perché noi siamo appunto esseri umani e come tali sviluppiamo delle relazioni sociali, delle relazioni affettive, che è faticoso poi mantenere ed è altrettanto faticoso non mantenere. Allora il punto è che al di là, ripeto, della nota biografica su ciascuno di noi, ed è qui che poi la politica entra in campo, è che noi dovremmo chiederci se questo paese può accettare di vivere una situazione di questo tipo. Cioè se noi deliberatamente possiamo, numero uno, decidere che i nostri giovani siano o parcheggiati, perché è vero che esiste anche il precariato, ma questa è una politica che per esempio è condizionata moltissimo, le prime pagine dei giornali di questi giorni, la politica parla dello scalone. No, noi parliamo delle pensioni perché il sindacato, che ha un ruolo molto importante nella politica, poi è fatto sostanzialmente di pensionati, la maggior parte degli iscritti, le grandi parti della CGIL, della CISL e della UIL sono fatte di pensionati. Nessuno poi dice che i giovani la pensione non la vedranno neanche col cannocchiale, probabilmente. Noi parliamo di precariato, però la nostra sinistra è stata compatta come un solo uomo per difendere un articolo 18 che di fatto nessuna persona sotto i 40 anni può utilizzare, perché l'utilizzazione di contratti atipici è talmente ampia che i ragazzi giovani, l'articolo 18, anche lì come la pensione non la vedono neanche nel cannocchiale. Allora c'è anche un problema relativo alla sinistra di andare a capire quali sono le esigenze dei giovani e quale sia il mondo nel quale viviamo. Per cui, ripeto, esiste un problema, esiste un vissuto nostro, esiste anche una domanda che io pongo come italiano all'estero quando chiedo se tante persone come me poi andiamo, dopo aver preso dal nostro paese che ci ha formati, ci ha fatti crescere, andiamo a prendere quello che abbiamo preso, andiamo a portarlo fuori e creare lavoro, opportunità e ricchezza per altri paesi, se un paese che vuole aspirare all'eccellenza se lo possa permettere o no, io credo che sia un tema importante, importantissimo.